signori, silenzio, Non ci sento. Buongiorno a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Allora adesso facciamo diventare preghiera questo sit-in, questa manifestazione, questa protesta, perché se voi siete qui oggi con i vostri mezzi, con la vostra presenza, con i prodotti della terra, con le vostre famiglie, perché volete anche dare un segno non soltanto alla città ma al paese intero che c'è qualcosa che non va bene. Nel mondo dell'agricoltura e dell'allevamento ci sono cose che vanno un po' cambiate. E allora facciamo diventare preghiera tutto questo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dio ha ordinato all'uomo di soggiogare la terra e di dominarla fino al giorno in cui saranno creati cieli nuovi e terra nuova. Come dice l'Apostolo Paolo, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. In questa prospettiva l'uomo, valendosi delle risorse della natura e degli strumenti della scienza e della tecnica, coopera al grande disegno della creazione e della redenzione. Per questa sua provvidenza benediciamo il Signore. Una volta nelle nostre case si usava spesso la parola provvidenza. Questa è provvidenza, non buttare che è provvidenza. Oggi forse la usiamo di meno. Benediciamo il Signore e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché mediante il lavoro, e il vostro è soprattutto un lavoro oltre che di testa, di mente, anche un lavoro di braccia, si realizzi la nostra vocazione cristiana ed eterna. Ascoltiamo adesso la parola di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva. Voi stessi, infatti, avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Ma vi esortiamo, fratelli, a farlo ancora di più e a farvi un punto di onore. Vivere in pace, attendere alle cose vostre e lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato, al fine di condurre una vita decorosa di fronte agli estranei e di non avere bisogno di nessuno. Quando pensiamo a Gesù, dobbiamo pensare a un uomo che ha lavorato con le sue mani. Gesù ha lavorato nella bottega del papà, falegname, carpentiere, per 30 anni e poi ha dedicato gli ultimi anni, 3 anni circa, alla predicazione e alla guarigione, al venire incontro a tutti coloro che avevano bisogno. Se ricordate bene, Gesù nelle sue parabole, quando parlava, parlava spesso dei campi. Un seminatore uscì a seminare e tutte le volte che Gesù parla dei campi, della zizzania, si capisce che Gesù doveva essere esperto o comunque un uomo molto attento. E poi per quanto riguarda le parabole sul pastore, il buon pastore, la pecorella smarrita, il gregge, il lupo, l'ovile, segno che Gesù, pur essendo figlio di falegname, conosceva molto bene il lavoro della terra, il lavoro degli agricoltori, dei pastori, il lavoro che si fa tutti i giorni. Dio ha creato questo mondo per noi, per il nostro bene, per la nostra vita, e ogni famiglia ha il diritto di poter lavorare con serenità, per cui questa preghiera è anche una benedizione perché il vostro lavoro possa essere un lavoro sereno e non un lavoro che vi agita, vi preoccupa e vi crea difficoltà. Dio ha affidato a noi le infinite risorse dell'universo, perché portando a compimento l'opera della creazione manifestiamo la gloria del Creatore. Ad ogni invocazione tutti rispondiamo: sii benedetto Dio, nostro Creatore e Signore.
Sì, benedetto Dio, nostro Creatore e Signore. Tu che dell'uomo che lavora hai fatto il tuo cooperatore nel progetto della creazione. Sì, benedetto Dio, nostro Creatore e Signore. Tu che rivendichi la dignità dei lavoratori, associandoli alla tua opera per la redenzione del mondo. Sì, benedetto Dio, nostro Creatore e Signore. Tu che dell'armonia e della scienza e della fede fai dell'uomo il cantore della tua lode. Sì, benedetto Dio, nostro Creatore e Signore. Tu che nella festa, nella fatica e nella sofferenza del tuo figlio hai santificato ed elevato l'operosità dell'uomo. Sì, benedetto Dio, nostro Creatore e Signore. Tu che di ogni opera buona segni l'inizio e il compimento con la grazia del tuo Spirito Santo. Sì, benedetto Dio, nostro Creatore e Signore. E adesso facciamoci sentire, diciamo insieme il Padre Nostro, diciamolo tutti, almeno chi ci crede, perché noi possiamo sentirci, sentire gli altri che stanno a fianco a noi e questa preghiera possa veramente arrivare in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci, ma liberaci dal male. Signore, dacci il nostro pane quotidiano, un pane dignitoso, un pane che non va elemosinato. Preghiamo. Padre Santo, da te discende la pienezza di ogni benedizione e a te sale la voce del popolo che benedice il tuo nome. Nella tua benevolenza proteggi tutti coloro che lavorano la terra, il bestiame, i loro strumenti di lavoro. Qui abbiamo un po' di mezzi che rappresentano i tanti, perché la città di Lucera vive soprattutto di agricoltura e di pastorizia. Fa che mediante la loro operosità e il loro aiuto manifestino le meraviglie della creazione e, procurando il giusto benessere alle proprie famiglie, promuovano il progresso dell'intera società. All'ode della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. E poiché ho il microfono, mi voglio fare voce di quanti qui rappresentano tutto il mondo agricolo e della pastorizia. Nella preghiera che abbiamo fatto, io ho detto: procurando il giusto benessere alle proprie famiglie. Che la politica ascolti anche questa preghiera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Buona domenica. Grazie. E esprimete anche voi con la vostra presenza la solidarietà a quanti danno nutrimento alle nostre persone.